Un saluto da Matti e benvenuti in un nuovissimo video. Ultimamente Ninna mi sta iniziando a fare troppi scherzi. Per questo motivo oggi ho pensato a uno scherzo a dir poco geniale. Dato che Ninna sta ancora dormendo, perché io mi sveglio ogni giorno almeno 2 ore prima di lei. È una dormigliona. Sì, è una dormigliona, avete capito bene. Ho pensato di prendere qualche pennarello e disegnargli una vera e propria opera d'arte in faccia. Avete capito bene, adesso andrò a prendere i pennarelli, penseremo insieme a un disegno e gli andrò a disegnare tutto colorato in faccia. Così quando lei si sveglierà gli dirò che stiamo facendo un video in cui mostriamo la nostra morning routine, e quindi lei inizierà a spiegare cose su cose, ma in realtà avrà la faccia tutta colorata e quindi a me verrà troppo da ridere. Però cercherò di resistere il più possibile anche voi, mi raccomando non ridete troppo e ovviamente lasciate un bel mi piace per nuovissimi scherzi del king degli scherzi, Matti. Adesso però dobbiamo andare a prendere i nostri bei colori super mega colorati. In realtà non ho ancora pensato a cosa gli voglio disegnare, so solo che guardate un po' qui, sono pieno di colori. Oh mamma mia. Se faccio rumore, questo scherzo non funzionerà. Prima però di scegliere quali colori dobbiamo utilizzare, dobbiamo prima scegliere cosa disegnargli in faccia. Potrei avere un'idea. Ninna è molto affezionata ai nostri gatti Willy e Piadina. Per questo motivo possiamo, oh sì che possiamo, disegnargli qui sulla faccia una bella faccina di un gattino. Ok, però prima di disegnargliela sulla pelle, quindi prima di fare un casino, è meglio che provo a farla su un foglio, così vi faccio capire che cosa ho intenzione di fare. Il quaderno magico è pronto. Spostiamo tutti sti pennarelli, tutte queste cose, e guardate un po' qui. Per fare il disegno prenderò spunto da questa fantastica foto di Willy. Tra l'altro anche Willy ha un profilo Instagram, quindi andatelo a seguire, c'è il link in descrizione. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Innanzitutto le sue belle orecchie alte da gattino. Poi gli facciamo una bella faccina così, forse un pochino più lunga. Poi facciamo così e abbiamo le due orecchie di Willuccio. Poi Willy c'ha la faccia schiacciata e corta, quindi noi faremo così e poi faremo tipo così. Al momento sembra il contorno di un chihuahua, però vabbè. Vabbè, facciamo una cosa così, una cosa così, una cosa così, una cosa così. E fino a qui ci siamo. Non so se ci avete fatto caso, ma Willy ha praticamente il contorno dei suoi occhi nero, come se fosse truccato. Per questo motivo i suoi occhi saranno rigorosamente neri. Mi pare anche scontato, no? Facciamo tipo così e così. Direi che è perfetto. Quindi al momento i colori che ci servono sono il nero, il grigio e gli occhi verdi di Willy. In realtà Willy c'ha un colore tipo tra il verde e il giallino, però io ho soltanto il verde, quindi glieli faremo verdi. Oh, sentite, tanto sulla pelle non penso verrà colorato tutto così bene, quindi basta fare uno schizzo, insomma. Musino rosa, qualche bel baffettino e ovviamente la boccuccia che Willy ce l'ha sempre così. Sembra triste ma in realtà è felice, ve lo giuro. Oh, che dire, questa sì che è un'opera d'arte. Ora che abbiamo capito come disegnare, però dobbiamo andare da Ninna e anzi sbrigarci pure, perché se si sveglia è un casino. E ovviamente mi porterò i 3 colori che mi serviranno: il verde per gli occhi, il nero per fargli il contorno, ma mi manca il grigio per fare la faccia. Ok, eccolo qua, ce l'abbiamo, 4 colori. Ma secondo voi potrebbe servirmi qualcos'altro? Fatemi pensare. No, siamo a posto così. Auguratevi buona fortuna. Tra l'altro, credo che Piadina sia lì a dormire insieme a Ninna, perché ieri Piadina si è addormentata nel letto con noi, mentre Willy era sempre qui in giro. Quindi lo scopriremo subito. Così posso prendere spunto da lei. È un gatto. Ok ragazzi, entriamo. Stanno baciando. Piadina, ma che cavolo fai?
il grigio non colora bene, devo provare col nero. Proviamo con il nero. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ok, ora però devo sbrigarmi. Devo togliere tutte queste cose da qui prima che sia troppo tardi. Quando lei si sveglia non deve dubitare di niente. Colori, 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 entrate qui dentro, colori. Sbrigatevi, entrate qui dentro prima che sia troppo tardi. E porca miseria, fate presto! Abbiamo preso i colori, ce l'abbiamo fatta. Mettiamoli subito, subito a posto. Dai, 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 dai. Ok? Perfetto. Ora non ci resta che svegliare Ninna e dirgli che dobbiamo registrare la morning routine. Sì, ti dirò che dobbiamo registrare la morning routine. Invece io gli ho fatto un tatuaggio qui. Non vedo l'ora che se ne accorga, ve lo giuro. E buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nella nostra nuova morning routine. È una morning routine un po' particolare perché una certa Ninna qui, esattamente questa Ninna, non si vuole svegliare. Ciao anche a te Piadina. Ninna, ti svegli? Oi, dobbiamo fare... Dobbiamo fare la morning routine, dai, io sono già sveglio. Basta fingere, abbiamo capito che tu la mattina fai fatica a svegliarti, ma... Tu non stai facendo finta. Perché Piadina mi guarda così? Ninna, ti puoi svegliare? Ok, perfetto. Dopo che Ninna si sveglia, tossisce. Poi che cosa fai, Ninna? Ninna, apre gli occhi. Dopo che apri gli occhi, mia cara bella Ninna, che cosa fai? Dormo. Come dormi? No! No. Questa è la tipica fase in cui io mi devo buttare sul letto e fare un po' di casino per farla svegliare. Un pochino di casino. No, Piadina, ti prendo adesso qua. No, fai andare via Piadina e svegliati anche te. La nostra morning routine non è fatta solo di dormire. Dobbiamo fare colazione, dobbiamo lavarci, dobbiamo vestirci. Cioè, io sono già vestito in realtà. Però vabbè, non fa niente. Descrivi cosa fai dopo che ti svegli. Vado in bagno. Vai in bagno. Eccola qui che, come vedete, si alza. La lentezza è paragonabile a quella di una lucertola. Però diciamo che ci siamo. Ehi, aspetta, 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 aspetta. Dove hai detto che vai? In bagno. No. Dobbiamo prima fare colazione perché sto morendo di fame. Va bene? Va bene. Non ho fame. Come non hai fame? Ma la mattina è la cosa che più abbiamo fame. Che è questo? Volevo imparare a disegnare. Ma aspetta, fatti vedere. Guarda quanto sei bella quando ti svegli, amore mio. Ti amo tanto. Da come vedete, appunto, Ninna fa la sua bella colazione. Ti piace la colazione, eh? Ma non mi va. Ti piace la colazione? Che cosa, Nin? Scusi. Non ti riesco a prendere sul serio. No, sai, quando ti svegli sei un po' buffa, ecco. Ti piacciono i biscotti? Ti piacciono più dalla guancia destra o sinistra? Che vuoi dire? Vabbè, niente così per dire. Devo fare pipì. Devi farla per forza? E puoi farla in lavandino?
Ma non puoi andare in bagno. Perché? È vietato. No, ehi, aspetta, dove pensi di andare? No, Ninna, aspetta. 3, 2, 1. Sì, Ninna! E te? Ma quanto sei bella! Ma non me l'avevi detto che ti eri fatta un tatuaggio di Willy sulla guancia? Ninna! Guardate questa qua. E che cosa vuoi fare? Aspetta. Ehi, cosa stai facendo? Cosa fai? No! No! Beh, che dire? Me la pagherai. Me lo sono meritato, in questo momento compariranno sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto e quindi cliccate su quello che preferite e noi ci vediamo in quel video. Diciamo la verità, ne valsa la pena.